Oggi è il 2 agosto 2015 e vi parlo da Firenze. Come forse già avrete appreso dalle cronache, ieri sera, poco prima dell'ora di cena, un violento nubifragio si è abbattuto sulla mia città, provocando ingenti danni. Alberi sradicati, cartelli stradali divelti, tetti scoperchiati, allagamenti, addirittura l'interruzione della linea principale delle ferrovie italiane. Per mia fortuna, trovandomi in questa zona, ero lontano dall'occhio del ciclone che ha colpito in questa zona. Quella del Lungarno Colombo che va dal centro fino a Bellarriva. Pensate che io stesso avevo in programma di andare proprio in quel punto sabato sera. Per mia fortuna, avendo visto le previsioni del tempo, ho deciso di andarci venerdì sera e di riposarmi in casa sabato. Il Lungarno Colombo è una zona signorile di Firenze, vi si trovano molti bei locali, attività di ristorazione, alberghiere e soprattutto tanti bellissimi alberi, che sono le principali vittime di questo evento catastrofico. Non si è trattato di un ordinario evento climatico avverso, il viale è stato letteralmente disintegrato e solo per fortuna non ci sono state vittime umane. E ora vi lascio ad un servizio fotografico che mi è stato regalato oggi e che sono contento di poter pubblicare in esclusiva. Ho cercato di accoppiare ad ogni foto nuova una foto di come era quel posto prima del disastro. Buona visione!